Però il mio pigiamone. Basta questo. Amore mio, guarda come in chat. Come va? Come va? Grazie David, 25 come il giorno di Natale. Bravo, mi piace il suo modo di pensare. Bravo David, bravo. Allora, io praticamente non ho più giocato dall'ultima live di Pokémon, ve lo dico. Non prendetevela male. Sono rimasto un attimino indietro. Ho fatto tante, tante, tante altre cose. Ho fatto tante altre cose. Ho veramente montato tanti video. Ho registrato altrettanti video. Grazie a Cianci per la sua sub. Oh, oggi è il 1° dicembre. Tutti a subare, mi raccomando. Come l'ho detto, autoritario. Mi piace. Sono frizzante stamattina. Non mi funziona la Stream Deck, ti pareva? Che succede? Qual è il tuo problema? Non va. Fai cazzo che ti pare. Come al solito. Il Prime scade il 20, Filippo. Boh, non lo so. Non capisco. No, niente, non funziona più la Stream Deck. E mo che facciamo? Checco per gli update? No, è l'ultima version. Boh. Non ho idea. Curiosità. Provo a staccarla e riattaccarla. L'ho staccata due volte a quanto pare, sono mago. Ok. E non funziona uguale. E vabbè, allora facciamo la vecchia maniera, che dobbiamo fare. Ho dovuto far avviare il gioco perché dalla home screen di Pokémon. Moderatori, ditemi se l'audio è troppo alto o troppo basso. E dalla home screen c'era Pikachu che continuava a chiamare dentro sta cazzo di Pokémon. Un fastidio, non avete idea. No, mamma mia. Io ho subato ieri sera e non oggi. Come faccio, Patrick? È un problema. Beh, vuol dire che durerai un mese di più. Va bene, da buona, grazie. Allora, tiriamo fuori il nostro Dratini dalla Pokéball. Vediamo quanto è diventato super uber mega power. Per me 5 livelli tutti li ha fatti, eh. Attenzione. Attenzione. Pronti? È il 27. Secondo me al 32 ci arriva tranqui. Grazie al codo 21 mesi che tanti saluti dal samurai che non si chiama... Grazie mille, codo, grazie mille. Siete pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Dai, vediamo cosa puoi dimenticare al posto. Fulmi sguardo, credo che sia. Vabbè che anche Volgibotta, porca vacca, è a livello 34. Beh, non è al 32. Eh no. A che ora? A che ora? A che livello si evolve in Dragonite? 36? Al 50. Ah no, ah ma lo fa evolvere anche così. Che figo, anche senza averlo in squadra. Bello. Al 55, allora lo rinfichiamo dentro la Pokéball. Che bello. Bello lui. Grazie Riccardo, quello che dà le cospicue mance. Allora, abbiamo fatto 14.421 passi.
Impegno Pokémon Go, boh, risposte ai richiami 4, 4 richiami, caramella rara, dratini, Magikarp, Akuma, niente di interessante. Va bene, nuovo record, per forza. Le caramelle fanno crescere gli exp, chiaro, lo so. Facciamo un ode alla bellezza di Dragonair. Ok. E lo rifichiamo dentro perché sennò non... Ecco, questa è una cosa un po' macchinosa e un po' fastidiosa. Perché ogni volta devi ricollegare il pad, il controller qui e fare tutto sto lavoro, porca di una puttana. Box Pokémon. No. Ah, questa Pokéball è facilissimo, si carica tramite USB-C. Qui dietro c'è uno sportellino, lo apri e si attacca all'USB-C. Molto, molto facile. Ecco qua, adesso devo riselezionare il controllo. Che palle. Tra l'altro oggi mi devono arrivare tre pacchi. Tre. Confermo. Non so se arriveranno in diretta, però in teoria tre pacconi. E uno è un gioco, quindi potremmo... Se arriva in diretta sarebbe anche meglio, perché potremmo anche provarlo. No, bastardo. È proprio Natale, hai visto? È bastardo di... Pezzo di cazzo. Ma a me che mi frega di un grip? No, mi frega perché mi fa salire di livello gli altri, come al solito. Togliere le vibrazioni del suono della Pokéball Go Plus. Puoi togliere il suono premendo entrambi i tasti contemporaneamente. Solo mentre non stai giocando, però. Mentre stai giocando qui, non puoi fare un cazzo. Non puoi togliere nulla. Sapevo io perché. E dai! Perché non siamo in due oggi. Di qua dovevo andare, no? Tornato Shiny? No, perché devo fare le stick. Che Mac! Ma come si muove tutto? Allora, raccogliamo questo. La cura totale. Oh. Ok. Buongiorno Cap! Grazie al maggiordomo sospetto, 7 come minuti per pensare a cosa scrivere. Niente, buon lavoro gatto, grazie. Buona live a lei. Cosa fa? Cosa fa? Si incastra nella Pokéball? La raccolgo. Ripica, madonna. Grazie anche a The One One. Magmar, ancora. So pieno, cazzo. Ho 20. Ok, di qui non c'è più una sega. Allora, dunque devo premere il bottone. Ciao, Julesy! Che paura! Ma vaffanculo, raticate! Dai, era preso, era presissimo. Ops. Kobe Bryant. È uno che fa basket, no? Lucky Luciano. Niente. Tiger Woods. Yes. Ne so pacchi di basket. Ok.
Allora, di lì non mi ricordo, mi sa che ci siamo già state. Qua c'è un allenatore, perché per qualche motivo è qui. Questo povero pazzo. Cosa ne pensate della review di youtuber su Twitch? Voi che siete qui da anni, dà fastidio o fa piacere? Allora, a me, perché dovrebbe darmi fastidio? Io sono contento, perché sicuramente portano... Ops, aspetta, eh. Weezing, cos'è? Veleno. Quindi il veleno... Psico. Ostia, ho dei dubbi adesso. No, terra. Terra. Si sta usando le Premier Ball, cazzo. No, a me non dà fastidio degli youtuber che sono arrivati e stanno facendo... Anche molti più numeri di me, che sono qui dall'inizio, ma va bene, è normale. Sono youtuber più grandi di me su YouTube, fanno numeri più grandi di me su Twitch, è una cosa abbastanza banale. Non ci vuole un genio per capirlo. Spero che smettano di rompere le balle tutti quanti, di dire che sono venuti su Twitch solo per fare più soldi, perché io ho iniziato qui. Quindi pochi cazzi. Che ogni volta mi... A me dà fastidio essere associato a quelli che arrivano qui solamente dopo aver notato probabilmente che si guadagna di più. No, levitazione non c'è nella prima gen. È iperavvelenato. Grazie a Holy Hands per la sua sub. E io sono 4 anni che faccio le live, ragazzi. Poco da dire. Ho la community più figa di tutti, questo è vero. Ok, chi mi dà? Quella, che Dolores. Magneton, va bene, cambia. Non mi dà fastidio, anzi sono contento, perché spero che Twitch si ingrandisca ancora di più in Italia e speriamo di essere magari notati un po' di più e di crescere un po' tutti assieme. Spero che anche un po' della mia di community torni a... qui. Perché abbiamo perso un pochino di numeri. Chi per lo studio, chi per il lavoro, è normale. Io li faccio i video su YouTube, però la gente da YouTube non viene. Eppure su YouTube si riguardano i video, perché stanno migliorando le visual. Sono contentissimo di YouTube. No, è vero, gli altri streamer non hanno moderatori belli quanto i miei. Non tutti, bisogna controllare. Magmar, dai! E torniamo a Gary Daus. Basta guardare che ci sono tanti abbonati con il badge di 2 anni, esatto. E tu, Michele, ce l'hai da 1 anno, pensa tu. Stiamo ridendo e scherzando, per carità. Però guardate che non sta andando così bene questo combattimento, Cioè, mi sono rimasti veramente... con poca vita. Ma i sub sono belli dopo che hanno fatto la sub, perché la sub li rende ancora più belli. E questa feature. Ciao Gabriel One. Bellissimo lui, bellissimo. Allora, fammeli curare, per l'amor del cielo. Aspetta, che ci ho dovuto pensare un attimo. Allora, un'iperpozione per Marwacco. Sicuramente. Poi una cura totale per Marowacco. Ok. Una super pozza per il buon Gyarados, che avrebbe bisogno di una pozione normale. E una bella pozionazza per Venusaur. Ora noi prendiamo pozione e glielo infiliamo nel culo a Gyarados. Una e anche due. Jablonski, Natale quando arriva arriva. Devo fare le donazioni. Ma aspetta un secondo. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Perché mi sta venendo un dubbio. Oh. C'è qualcuno che può fare una sub, per favore?
Una sub, una resub, una donazione, una cosa a caso, per piacere. No, non i bits. Emto, grazie mille per i tuoi bits. La seguo da poco, ma ha portato lei su Twitch praticamente. Grazie mille. E quelli ancora lo devo sistemare. Grazie a Shooter. Aspettiamo. Perché Shooter fa? Il lavoro è lavoro. Cazzo, ce l'avevo già pronta e non me ne ero dimenticato. Buon 1° dicembre! Ma che metodi subdoli? Aspetta, no, non voglio. Hai visto? È valsa la pena, Shooter. Avevo le donazioni a te, ma me ne ero dimenticato. Io pensavo, ah, sto weekend dovrò mettermici a farle tutte. Non è vero, perché sono bravissimo! Ah, che bello. Che bello. Come sono avanti. Come sono avanti. Che paura. Ok. Sta musica ha iniziato a rompere anche un po' il cazzo. Vedo di sbrigarmi. È bravissimo, ricicla quelle dell'anno scorso. Vabbè, ho capito. Mi pare che mi sono rotto il culo, a farle. Mi sono ricordato quando ha scritto il Natale quando arriva gli Ablonski. Fantallenatore. Kingler mi manda in campo. Ma chi cazzo se ne caga di Kingler? C'ho Venus a... Grazie a Pincho Shiper per la sua sub. Che dolore. Andiamo di petto. Natale? È Natale? Ah, le comiche. Fantallenatore perché ha l'app sul telefonino. Primeape, cambia. E li mandiamo Mew. Gabriel, è Natale ormai. Zio Condi, grazie per i 100 bit. Ecco, i bit mi sa che non erano a tema natalizio perché non... Ancora non li avevo attivati l'anno scorso. Cosa sto facendo? Sostituendo. Però ti ringrazio. Signor Gatto, a casa sua ho cominciato ad ascoltare Roma Tera. Ah, non escono proprio i beat. Ah, allora aspetta che almeno questo lo sistemiamo. Sono torinese, non capisco quale di quel che dicono e si vuole bere. Grazie. L'importante è che ti piaccia. Che Dolores. Aspetta, datemi giusto un attimo anche perché mi pare bello almeno che escano i beat. Ma non ci sono proprio. Enabled. Ok. Allora, per le immagini... Ah no, vabbè, posso anche cambiare il media. Mettiamo qualcosa di bittoso. Mario che muove il culo. Dai, Mario che muove il culo per i beat. Pa 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 pa
quindi lo sistemerò. Ok, salva. Proviamo a rimandarlo. Datemi giusto un attimo, perché devo risistemare tutto. Non c'è Mario che muove il culo. Vabbè, almeno sono usciti, non importa. Grazie mille, zio Condi. Aspetta. Vabbè, dai. Stavo ancora sistemando. Non si fa in tempo a fare niente. Volevo togliere... Ok, così. Perfetto.
Dovremmo esserci, forse, in teoria. Ma... è una giornata di sistemazioni questo sabato e devono arrivare anche un sacco di pacchi, ricordiamo, che spero arrivino durante la live, quindi sto perdendo tempo così. Che eccellenza! Niente. Dal basso, aspetta. Niente. Anche nelle altre... la vita del tuo Pokémon era coperta. No! Dovrei spostarmi, adesso mi sposto. Perché con Pokémon di solito mi spostavo. È che mi dà fastidio essere girato dalla parte sbagliata, no? Che lancio moscio. Ica, 9 mesi, grazie mille! Buongiorno! Ascolta, ma io ce l'ho già, ma che fatica devo fare? E allora! Fatti catturare! Che palle! Scusami. Ah, Dio mio. Ma tutto qui era? Iperpozione, ok. Come... ah no, giusto, c'era la scala che dovevo ancora... la scala che dovevo ancora... scalare, se così si può dire. Ecco qua, una scala. Toc, toc, toc. Grazie a Dark Puma! Sì, riuscirei a specchiare la mia immagine, ma sarebbe una rottura di balle che per solamente la live del sabato. Duelliamo? In mezzo a queste piante morte, che tristezza. C'è il sentiero, è certo. Il Natale? È il Natale! Ah, che bello. Che bello dicembre, che bello. Fa la 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 la. Ecco, magari cambiamo Gyarados, visto che mi muore quasi sicuro. Assomiglia al mio dentista. Qua, Keycap, dei tanti. Il lavoro è lavoro o... o Venusaur? Electrode? Chi? Che paura. Grazie. Grazie. Sono arrivati dei pacchi. Allora, aspettiamo un secondo. Mega assorbimento, l'abbiamo ucciso. Vabbè, quel che era. Lasciamo un attimino in pausa il gioco. Torniamo un attimino a noi. Qui mi sono arrivati due pacchi. E uno non ha molto senso. Oh oh. Non me lo dire. Scusami, eh. Oh oh. Perché? Allora, mi doveva arrivare un pacco che conteneva due oggetti. E uno di due era l'iPad. Ok, e dubito che sia qui dentro. Non credo. E la spedizione era GLS. Cazzo. Aspettate che lo apro questo qui e vediamo subito. Dai, che sfiga. Dimmi che è arrivata solo la penna. O della droga, non lo so cosa mi arriva. Eh sì, mi è arrivata la penna.
E niente, mi tocca aspettare ancora. Cioè, ma quanto devo aspettare? Che palle. E quindi che devo fare? Più che altro qui c'è scritto peso 2,5 kg. Non è vero. Non è vero. Sono abbastanza sicuro che non sia il suo peso. Ma quindi il problema dov'è? Colli 1 peso 0,1, dice qua. Allora, aspetta, forse è sbagliato Amazon, perché Amazon mi dice che era un'unica spedizione, ma mi sa che erano due. Mi sa che sono stati spediti entrambi. Boh, non lo so. Magari l'iPad è ripiegato nel cartone della penna. Non ne ho idea. No, beh, allora non credo che il sacchettino... Non credo che in questo sacchettino ci fosse anche l'iPad e poi se lo sono inculato, anche perché c'è l'adesivo e tutto, però... No, no, rubato non credo. Sono stati spediti entrambi, ma separatamente. Ah, ok. Quindi dici che l'altro arriva effettivamente dal 5 al 7 dicembre. E però il numero di tracciabilità che mi dà è solamente uno. Che palle. Quindi l'altro quando arriva? Che abbiamo bisogno di un nuovo iPad. Vabbè, ma non importa. Aspettate. Allora, prima finisco questo combattimento. Mac. Cambio Pokémon. Perché c'è una cosa ficcante che è arrivata. E forse cambieremo Pokémon. Cambieremo gioco. Provi a chiamare il corriere. Capitata un'identica cosa a me con la macchina del caffè. Mi hanno persino avviato una doppia autorizzazione di pagamento. È come il Natale, quando arriva, arriva. Contatto il GLS per sicurezza, va bene. Allora aspettate che vi lascio magari due minuti. No, ma in realtà dal sito di GLS qua segna che c'era solamente un collo dal peso di 0,1. E basta. Non c'è scritto che... quello che era in più. Non lo so. Si butta il gatto che è morbido. Non ne ho idea. Perché non so se contattare il corriere o Amazon. Perché non è spedito da Amazon. E no, è da affidarsi al venditore, certo, se... però il venditore di sabato dubito che mi cacchi. C'è un numero del GLS qua. Ok, questo l'abbiamo sconfitto. Vabbè. Perché mi sa che adesso dovremmo cambiare gioco, perché è arrivato il gioco che volevo. Il pacco deve arrivare in tempo, chiami il presidente.
Grazie a Marnaldo 339 per la sua sub. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Allora, aspettate un attimo, provo a vedere se c'è un rumore del GLS. Contatti, ecco qui. 24 ore su 24 addirittura. Chiamo. Dov'è il mio cellulare? Eccolo qui. Chiamo. Piatto parlante. Ecco. Mi muto un secondo. Vi lascio a della musica interessante. Servizio in lingua italiana, digito 1. Certo che digito 1, scusami. Mi ha risposto un'ora, la voce è registrata, paripipi piripipi piripipi, e si è concluso con "è stato consegnato". Ma come? E sì, però manca roba, manca pezzi. Però effettivamente nella spedizione da GLS lui mi dice che c'era solamente un collo e pesava 0,1. L'iPad dovrebbe pesare circa mezzo chilo, quindi non può essere, non può essere. Quindi probabilmente, come diceva qualcuno, hanno dato solamente una lettera di vettura su due. E il problema è che palle però. Quindi? Ho già contattato Amazon, Beh, no, in realtà ho mandato un messaggio a quello che l'ha spedito tramite Amazon. Non so se posso contattare direttamente Amazon. C'è scritto: puoi contattare il venditore per le informazioni di tracciabilità. Contatta il venditore. E l'ho fatto. Come il nuovo iPad, la penna è fantastica. Tinculi, molto bene. Vabbè, è arrivato un nuovo pacco. Eccolo qua. Ecco qui, un bel pacchettone. Che non ho capito perché arriva con questo scotch. Ok. Se è venuto al terzo spirito di Amazon, può appellarsi direttamente ad Amazon. E posso magari chiedere ad Amazon più tardi. Non lo so. Però a questo punto, cioè, io direi che non credo sia un problema del corriere in questo momento. Dio mio. Nintendo Labo? No, figa. Non sono così stronzo. Non più almeno. Non c'entra niente con quello che mi aspettavo. Ma non è Starlink? No, non è Starlink. Anzi, oggi sono arrivati dei pacchi, ma a quanto pare tutto sbagliato. Stavo aspettando un iPad ed è arrivata una penna. Stavo aspettando Starlink ed è arrivato uno zainetto di questo FanFest. E quindi? Apriamolo. E lo zaino contiene, vabbè, un Game Pass e un codice di non so che cosa. 5 euro per il Microsoft Store, molto bene. Porca vacca. Uno sciccosissimo cappellino. E sono solo le 10 di mattina, veramente, ragazzi. Oddio mio. Questa è bellina, aspetta.
Guardate. Beh dai, è carina. Se sapessi cos'è questo fanfest. Non lo so che cos'è, ragazzi. Io non so perché. Una maglietta fanfest. Ma cos'è sto? Non lo so cos'è, non lo so, non me l'hanno detto. E una sciarpa. Spoiler. Roba Sony, insomma. La sciarpa Ultras. Faccela vedere. Faccela. Non lo so. Marchiato Xbox. Ma perché? E boh. Ok, ma non è finita qui perché c'è una spilla. Un portachiavi. Mio Dio, è terribile, ragazzi. Cioè, che cos'è? Che... Ma porca vacca. Vabbè, giusto. E un apribottiglie del FanFest. Grazie. Grazie. Era pieno di roba, per carità, ma io non volevo. Sì, sì, lo so che il pacco arriva da Tom's Hardware, ma io stavo aspettando roba di coso. Di Starlink. Ti ha mandato roba da sponsorizzare in ritardo? Boh, io non so cosa sia il FanFest, giuro. Ma roba in ritardo, cioè, di quando è? Milano 2018. Xbox FanFest. Quando è sta? Quando è? Qualcuno sa qualcosa? Non sapevo niente. Ci sarei andato. O ci andrei. Il FanFest a Milano è stato il 10 novembre. È molto divertente perché mi sono arrivati del merchandise a una festa alla quale appunto non credo di essere stato invitato perché era il 10 novembre. Grazie. L'invito alla festa no, gadget sì. Sono in imbarazzo, ragazzi. Sono in imbarazzo. Scusami, ma con che coraggio uno adesso va in giro vestito da FanFest, no? Con tutto il merchandise del FanFest senza esserci stato. Sono andati loro e poi mi hanno mandato le cose. Vabbè dai, mi hanno dato il Game Pass per 24 mesi. Lo accetto. Questo lo accetto. 5 euro invece li regalo al dito più veloce. Pronti? Tra poco metterò a schermo un codice dal valore di 5 euro per l'Xbox. State tuned. Non importa, tanto avevo giuto. E niente, io quindi non posso giocare a Starlink, mai. Dobbiamo fare. No, no, il Game Pass è di 2 anni, ma assolutamente, ma lo accetto tantissimo. Vi do i 5 euro però. 5 euro di mancia ai miei follower. E dove è scritto? Eccolo qui. Il dito più veloce otterrà 5 euro dallo store Xbox. Ciao K, alla prossima! Letto? A posto. Fate voi, è vostro. Per tutti e quattro quelli che hanno... Niente, quindi torniamo a giocare... Che tristezza, dovevano arrivare un sacco di pacchi oggi. Uno è arrivato a metà. L'altro non è arrivato quello che volevo. No, no, non dovrebbe arrivare anche Starlink alla fine della live, perché 3 pacchi dovevano arrivare. E ne sono arrivati 2. Ma sono triste. Ma porca puttana. 5 euro non valgono la velocità del mio dito. Ci sta. Ci sta. Come pensiero. Dai, doveva essere una giornata incredibilmente gioiosa. È stata un'inculata. Vabbè, dai. Il grande regalo siete voi. Dai, Percy, come sei gentle.
Mi è arrivato i crediti Amazon, subito a comprare 1000 puttanate, niente, non arrivo. Ma che ci fa qui un bambino da solo? Ok, questo si torna all'ingresso, va bene, allora dobbiamo andare di sotto. Sponsorizzata FanFest, cazzo. No, no, ma del Game Pass sono più che felice, anche perché ci sono un sacco di titoli. Cioè, è un ottimo servizio il Game Pass di 24 mesi, però cazzo. A sto punto dammi solo il codice, non mi mandare tutta la roba del FanFest. Mewtwo è davvero potente. Mewtwo. Prendo questo. Oggi abbiamo capito il vero significato del Natale. Cazzo, ho ricevuto dei gadget. Cioè, il mese dopo. E non so come reagire, dai. Almeno l'Apple Pencil è in celofanata. Ma per fortuna che io sono un fan Xbox e ho un Xbox. Se non mandavano forse me l'ho selezionato. Se controlli meglio ci sarà anche l'invito. Il FanFest. Grazie. E alla faccia dei due giorni dopo, Jules. Sono passati 20. Fortuna che ho ripreso l'Xbox, ma almeno non facciamo figure. Per carità. Lo zainetto l'invito stesso, ma infatti adesso se mi presento a Milano, perché non so dov'era, vado a Milano e mi fanno entrare. Se non hai sentito parlare dell'evento deve essere stato qualcosa di pazzesco. Non è detto, Bao Nemesis. Perché spesso e volentieri questi eventi sono super esclusivi e non ci entra nessuno a meno che non sia stato selezionato ed invitato. Di solito sono degli eventi parecchio fighi. Alla Microsoft House, immagino. Però, se non ne sappiamo niente... cazzo. Ma perché non solo Coughing e Weezing qui dentro? Invece non c'entra proprio nessuno. Quanti ne hai? Quanti ne hai? Siamo neanche a metà live. Non era super esclusivo. Dovevi compilare un form e c'erano posti limitati. Ho capito. Posti limitati, però io in teoria dovevo entrare, basta. Sono molto triste. Sono perso il FanFest, cazzo. Cazzo, ragazzi, il FanFest. il FanFest. A tutti gli invitati all'evento è arrivato in ritardo e non c'era nessuno. Minchia, zio, mi sono perso il FanFest. Ma levati, rati cazzo. Come si entra di qua? Forse per di qua? C'era una porta chiusa? Sì, allora devo toccare il dito. Hai premuto un pulsante segreto. Qualcosa si è mosso da qualche parte. Vabbè, è andata così. Ammetto di essere un po' deluso, perché quantomeno dall'iPad, perché mi ero bello hypato, ero contento, perché Amazon mi dice che arriva dal 3 al 5 dicembre. No, scusami, dal 5 al 7 dicembre.
perché l'ho preso su Amazon e non sul sito Apple, appunto per utilizzare i crediti. E ho ordinato anche la cover di conseguenza, che a quanto pare arriva al 3, perché quella non la vendevano su Amazon, quella l'ho dovuta pagare. Guardo la spedizione per curiosità, il codice della spedizione, cazzo, diceva che era in consegna oggi. Ho detto minchia, figata. E nell'ordine c'erano l'iPad e la penna assieme, che venduti dallo stesso venditore. Invece niente, non... Oh no, è paralizzato. Vabbè, chi se ne frega. Giga sorbicazzi. Che mega. Ok. Niente, ho tolto niente, non lo so. Grazie, Venu. Ok. E quindi a quanto pare non erano nell'unico pacco, li hanno separati. Presumo. Ok. Non è molto efficace, però mi sta facendo male, eh. Ok. Ah, sei rincoglionito. Ok. Come si è rimasto male questo scienziato, eh? Allora, curiamone un po'. Ah, non ti sei perso il grande discorso, Aci. Aspetta, no. Efficace que... Non me lo dire. Appena sprecato. Da, fanculo, va. Ancora. Niente, quante. Ma che cazzo. Guarda te. Fra, me lo potevi dire prima? Io sapevo che era chiusa, che non ho voluto aprire perché ho detto, boh, magari c'è una porta aperta, la aprirò dopo. Sì, almeno ho messo anche i pp. Andiamo di qua. Ma che belli questi bagni. Non c'è Mewtwo dentro qui, vero? Non mi ricordo se c'era la scena che ti faceva vedere Mewtwo che scappa. Ma mi pare di no. Wow! Scusatemi, è tutto. La chiave segreta quale porta apre? Non mi ricordo una porta chiusa che si apriva con la chiave. O forse è il passaporto che apre queste. La palestra? Grazie a Malfridi per la sua sub. E per la palestra, ok. Che paura. Quindi posso uscire, ho preso tutto quello che mi serviva. Mewtwo reagisce alla capsula, puoi vedere se reagisce anche Mew? Certo, lo tiriamo fuori. Oh no, devo rifarmi tutto il giro. Che balle. Ma per la scienza questo è d'altro. Sì. Niente di che. Tutto qua. E niente.
Mio se ne sbatte il cazzo della capsula, a lui piace la mocca. Dai, volevo il mio iPad nuovo! Che fastidio! Mi hanno iPad e poi mi è morto tutto. Che neanche lo dovevo comprare, però... Meglio sono arrivati i crediti di Amazon, gli Amazon e i suoi crediti, catturo ratata. Vi ho tutti? Ok. Spero di sentire l'audio. Lascio un po' l'audio qua che è altino. Ok. Speriamo che il terzo pacco sia coerente e corretto. Quindi non ci si deve fidare di Amazon Apple. Ma non era Apple, è un rivenditore. Ok. Scusa, la palestra? No, non avevo bisogno della chiave, ti ho detto. Arrivederla! Ah no, ok. È che non avevo mai provato ad entrare prima. Non mi ricordavo come... Scusami? Ma che carina questa cosa, non era così una volta. Salve? Baffone? Ciao? Iniziamo? O c'è sempre stato il quiz? Non mi ricordo tutto questo ambaradam. No, il quiz me lo ricordo. Cioè, mi ricordo che c'erano dei quiz nei vecchi giochi, però adesso non mi ricordo tutto questo show. Va bene. Ho avuto dei dubbi sul momento, Uff. Ma mio Dio. 8. C'è bisogno di questa animazione molto ridicola per un uomo di quell'età? Acciaio, fuoco. No, l'acciaio non dovrebbe essere efficace. No, aspetta, è tipo acciaio contro il fuoco. Cazzo, è il contrario. È super efficace. Oh no! Era il contrario, era. Che fastidio. Però sono contento di fare la sfida, che almeno mi salgono un po' i Pokémon di livello, cazzo. Era il contrario. Nah. Era posta in maniera scorretta però la domanda. In realtà avrei dovuto sbagliarle tutte per salire un pelo di livello. Guarda, c'ho Gyarados al 42, santo cielo. Magmar al 45. Vabbè, lo uccido uguale, però salire un po' di livello. Hai toppato. Non è vero cosa? Che era posta male? Però voglio fare anche bella figura, quindi la voglio fare giusta. Che fastidio, perché è uscito lì? Ah, perché l'ultima è... Vai. Oddio, non mi ricordo. Perché c'è la risposta a pietra che? No, devo rispondere questa. Perché non è pietra tombale, è... porca vacca. Come si chiama? Roccio tomba. Bravo. Bravi.
Infatti pietratombale non esiste. Però in realtà ci ho pensato e stavo pensando a rocciotomba, mi avrebbe fregato. Se non ci fosse stata l'altezza risposta sarei stato fregato, lo ammetto. Caschier, passo il volo per l'area sabbia, sono 9, cioè 3 moltiplicato per 3, grazie mille. Vado. L'ultima domanda, piccolo sforzo. Era rocciotomba, bravo. Sono tutte giuste, ma io voglio dire un focoso amante dei quiz. Minacce, parole grosse, l'antiscottatura. Belli gli occhiali con la sfiammata. Questo mento, anzi questa fronte a cazzo. Pronto a spammare? Vai! Perché attacca prima lui? No, dai! Ma che inculaggine! Gyarados, Gyarados! Gyarados! Bravo. La regia del gioco si è sbizzarrita tantissimo, è certo. Bello, Arcanine. Che piccolo! Piccolo rispetto a Gyarados, sì, non mi aspettavo così tanto. E niente, attaccano prima gli altri. Sì, perché Dolores? No, è confuso, non infiusarti. Che vai, che caschettiamo tutto! No, cazzo, non è così stato grave. Ah, che ansia, oltraggio ancora! Che dolore che mi fece, no! Gyarados, Gyarados! È confuso lui adesso, però... Gyarados, non è più confuso, yes! Dab. Ha più piedi di me, certo. Attacca prima perché c'hai i piedi. Ma io volo. E 900 punti esperienza, vai. Rapidash. Continua a lottare, però. No. Vabbè, non si può annullare. Maledetto analogichino selezionino. Borsa. Mi serve un'iperpozione da usare subito su Gyarados. Rapido. Cazzo, però mi fa male attacco rapido. 5 livelli più su. Cascata! Ho perso una resub. Caschier. No. Non è vero. Ah, prima, è vero. Fefodero. Salve gatto, sono 10 minuti esattamente i minuti di live che ho visto oggi a causa della connessione da grotta irachena di camera mia. Grazie mille. Scusatemi, me l'ero perso, è vero. Fa 120 adesso l'iperpozione. E 60 la super. Ninetales. Ce la fottiamo questa Ninetales. Bella, che bella entrata. La volpe a 9 code. Cascata! Attacca prima. No, il fuoco! Non ce ne frega un cazzo! Sono proprio un fantallenatore. Cheater, come? La medaglia vulcano, oh yes. Schiaffala. Finalmente possiamo insegnare al nostro animale. Grazie. A Marowak no. No, ma che... cioè, avrebbe senso eliminargli colpo a Marowak? L'ho perso, dove cazzo? Allora!
Perché fuoco carica è buono. Boh, vabbè, la insegneremo sicuramente a Charizard. È arrivato culo! Grazie, grazie. Sì. Manca quella di Giovanni. Ciao. Ciao. Grazie Emto. Niente community day. C'è il community day oggi, non lo sapevo. Di cosa? E tanto non posso uscire, sto aspettando un pacco. È l'anniversario del primo, non lo sapevo, sai. Perché Pokémon Go ultimamente lo sto aprendo veramente poco. Uso questa, uso sempre questa. E ho finito le Pokéball ieri, sapete? Quindi questa non la posso più usare. Ho finito una cosa come 150 Pokéball in una settimana. Cagata che non si possono scegliere Mega e le Ultra Ball da usare con Pokémon Go Plus, ma assolutamente. E vabbè, che dobbiamo fare? Pupusu! Fammi vedere chi è che deve salire. 42, 41 Primeape bisogna mettere. No, che sposta. Ok. Uno live. Che belle le Pokéballs. Hai messo qualcuno ad allenare dalla tizia, scusa? Cazzarola, giustamente è anche psico questo bastardo. No, che poi non è... vabbè, non importa. Io mi cacherei vedere uno in groppa a un Gyarados mentre me la nuoto. No, beh, allora, se è uno in groppa a un Gyarados non mi cago perché è il suo Gyarados. Io mi cacherei a vedere un Gyarados mentre me la nuoto. Cioè, immaginati di trovarti una creatura del genere che ti spunta così. Cazzo, io muoio, mi sparo. Vado a nuotare con una pistola. Nel momento in cui succede, so, beh, ah, dai, è successo e mi sparo in testa. Ciccio, vuoi combattere? In casa di riposo, non lo so chi c'è. Al costume, ma anche quello attillato, tra l'altro. Dove le mette le Pokéball?
Anche questo cazzo è acqua psico. E allora, ma che sfiga di incontri devo avere? Eccolo. Che Dolores. E vabbè, eccola. E facciamo assorbimento. Per forza. No! Ah, vabbè. È certo che è super efficace. Almeno ritorna un po' più su di vita. Minimizzatore usato. Che immagino Pokémon che fa tutto così. No! 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 Non mi vedi più perché sono piccolo! Tutto in un angolo, no! Oh, e beh, non so se sta bene adesso. Oh yes. Col moccio al naso, certo. Bravo. Olè. Pietra idrica. Mi sa che non avevo neanche una. Chi serve pietra idrica? Orsi? O si evolve col livello? Poliwhirl in Poliwrath, quello sì, l'avevamo già detto. Anche Shellder, ma è... mi manca Shellder. No, Shellder è l'evoluzione. Come si chiama? No, Shellder in... Cloyster, no, Cloyster ce l'ho già. Cloyster l'abbiamo catturato nella... come si chiama? Nella grotta di Articuno. E per Vaporeon, certo. Non l'ho trovato Shellder. Non l'ho trovato. Ho trovato Cloyster. Ma l'ho trovato direttamente evoluto. Non mi manca quello prima. Che bella movenza sta. Perché attacca subito? Ah, giusto, perché ho petalo danza. Quanti Pokémon mi mancano? Adesso guardiamo. Non si può fare l'uovo, ragazzi. Non ci sono le uova qui. È la prima generazione, ricordatevi. Non ci sono le uova. Allora. Che borsa. Che borsa, che borsa. Allora. Ne ho... catturati 108. Mi mancano sempre Kans ed Arbok. Mi manca Nidoqueen perché mi manca la pietra. Mi manca Ninetales. Però abbiamo un Vulpix e si può farlo evolvere facile. Mi manca il Wigglypuff. Mi manca Meo, ma non lo posso avere, bisogna scambiarlo. Golduck, Psyduck era abbastanza semplice. Mi manca quello. Mi manca tutta la serie evolutiva di Poliwag. Alakazam perché lo devo scambiare. Bellsprout perché non lo posso avere. Machamp perché lo devo scambiare. Ah sì, Victreebel perché lo devo scambiare e perché no, comunque non lo posso avere. Mi manca Ponyta, Dodo e Dodrio, appunto Shellder come abbiamo detto prima, Lickitung non l'ho trovato, devo far evolvere Executor, devo far evolvere Rhyhorn, Tangela non l'ho trovato, non ho trovato neanche Kangaskhan, cazzo ce l'hanno tutti, cazzo me ne mancano un po', me ne mancano un po', però adesso con calma. Victreebel è sempre con lo scambio, sì. Mi pare almeno. O con la pietra... con la pietra foglia. A me pareva con lo scambio, Victreebel. Forse era la pietra foglia. La pietra. E niente, ho detto una cazzata. Pietra foglia, va bene.
Dai, mi è arrivata l'Apple Pencil e non l'iPad. Dai, mettiamo un po' in campo Pikachu, che è un'eternità che non combatte, povero Cristo. Pietrafoglia, sì. Non uso Spotify, Bazinga, mi dispiace. Non uso Spotify. Anzi, questa è una grande news. A partire da tra 2 settimane, mi ha detto Luco. A proposito, io devo anche organizzare un po' di viaggi, va bene. arriverà Apple Music su Alexa. Che bello, non vedo l'ora. Così mi posso mettere come sveglia la musica di Apple Music. Sono pieno di musica di Apple Music. E le mie playlist natalizie, mamma mia, che bello. Non vedo l'ora. A me è arrivata la Smart Folio, ma non l'iPad. E succederà anche quello, perché la Smart Folio l'ho ordinata dalla Apple, e quindi mi arriva lunedì, e l'iPad non si sa. Me l'hanno detto, Darix, me l'hanno detto. Devo semplicemente tornarci. La 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 la. Nemico non ha più energie. Modestamente sono uno che energizza molto. E ricordiamoci oggi che mi è arrivata la FanFest. Il FanFest, che cazzo è il FanFest? Che ci fa questo uomo qui? Scusami, come ci è arrivato? Che panzone in mezzo all'isola. Raticazzi. Anche questo te lo prendo a pugni. Con una moto d'acqua. Ma non c'era la moto d'acqua. E soprattutto, perché venire fino a qua? Ma basta con questo attacco rapido. Movimento sismico, tipo su, e poi mi lasci cadere. Onyx, con Onyx cambio. Con Onyx cambio. Guardate che ti impara surf. Sai che sì? Sai che potresti aver ragione? I Zucca Pelata sono dei bulli che stanno arrivando ai 50. Malvagio. Vado, Cazzo, quanta gente c'ho da inculare qui. Sarà una cosa lunga. Posso farlo senza combattere? O senza scendere? Sì. Cioè, almeno combatto senza andare nella terraferma, che è una rottura di balle. Ah, Gyarados vola? Cioè, Gyarados vola perché tipo volo, ma... risposto. Gyarados e drago non volo. Scusa, non è acqua volante? E drago acqua? Acqua volante? È acqua volante.
Dragonite e Acqua Drago. Ok. Gelo pugno no! Che balla i denti. Comete. Ah, ecco. Non mi ha risposto nessuno. Non lo sapremo mai. È acqua volante ma impara mosse drago. No, non voglio che impari barriera. A posto. Jinx. Non so mai come prenderlo Jinx. Mando Pikachu. Sempre bene. Shotta tutto ormai. Facciamo l'unboxing dell'Apple Pencil dopo. Almeno è arrivata, la apriamo. Jinx è il ghiaccio adesso, no? Starlink, Desmo, non è arrivato Starlink, è arrivato lo zainetto del FanFest. Mi aspettavo arrivasse Starlink ed è arrivato questo. Sempre stato a ghiaccio psico, ok. Questo. Che dobbiamo fare? Kangaskhan, cambia. Gyarados. Mi pare, una buona mossa, no, non lo so. Kangaskhan è terra, terra, volante, non ho volanti. Va bene, lasciamo Pikachu che tanto vola. Sempre stato ghiaccio psico. Perdonate. È normale Kangaskhan, perfetto. Mi ricordo molto bene i tipi di tutti i Pokémon, come potete vedere. Che figura di merda. Stordi pugno. Lasciate perdere, ragazzi, lasciatemi perdere. È normale, quindi lo prendiamo a cazzotti. È solo normale davvero. Non l'avrei mai detto. Ancora Lucamas, 15 mesi, grazie mille. Cazzo, me l'ha ucciso. Ma infatti non avrei mai detto che Kangaskhan fosse solo normale, perché è un Pokémon gigantesco, cazzo, tipo normale. Ti immagini sempre Meo. Tipo normale. Grazie, carina. Sì, immaginavo. No, Pikachu, volevo curare i miei Pokémon, invece Pikachu si guarda intorno come un rincoglionito bastardo. Ok, tasca rimedi, rivitalizzata per il povero Primeape che è morto di stenti. Poi, super pozione, vai. Mettiamo una carrellata di super pozioni qui. Giusti, giusti, bravo. Bravi tutti che ciucciano e curano. Anche Tauros è una belva di Pokémon ed è solo normale. Porca vacca, che tristezza. Snorlax è anche lui normale, vero? L'ho visto come si va in gruppo. Oh, bello! Bellissimo, bellissimo. Sidra è bellissimo. Ma... Cazzo, come si chiama l'evoluzione di Sidra? Porca vacca, non mi viene. Kingdra? Kingdra è straordinario. È bellissimo. No, Seaking è il pesce. Kingdra è bellissimo. Acqua drago, ma anche esteticamente uno dei miei preferiti proprio. Shiri, a te famiglia, grazie mille. 15 mesi per lui. Petalo danza per me.
e almeno attacca, non devo stare a te. L'allenatore di Sidra e Sidra hanno lo stesso sguardo. Ok, ci siamo. Ambrogio, mandami Gyarados. Beh. No! Che Dolores. Folletto Chansey? Non lo so. Credo di sì. No, cioè, non so su questo. I 15 mesi di Resub sono quelli della 24 ore. Minchia. Minchia. E qua mi tocca scendere, ma che palle. Un'iperpozione. Ma vaffanculo, va. Noi inculiamo questo e andiamo a casa. Ambrogio, un rusher, grazie. Tutti ce li ha lui. Tutti. E tu no, magica no. Magica no, dai. Ma che cazzo. Porca vacca. Abbiamo fatto giocare Simone player, non è vero? Che sleppa. È proprio morto. Guarda, mi toccherà fare mega assorbimento. Sei Magikarp, c'ha? Bene. Magikarp al 42 è un insulto. Cielo. No, non volevo. Vabbè. Dai. È andata così. C'è gente che lo porta al 100. Certo, fa bene. Ciao Clemdins, buona giornata! Che bella. Ma è stondata solo da una parte il Apple Pencil di merda! Cazzo, pensavo fosse stondata da entrambe... Cioè, pensavo fosse... dura da entrambe le parti, invece è solo da una parte... Che fastidio! Oh, che bella! Non mi metti a poco mai... Bella. Che cambia Pokémon. Bella solida. Bella resistente. Mi piace. Mi piace. Mi sono sessualizzato adesso. Che dobbiamo fare? Metto via tutto adesso. Più tanto non mi serve. Non mi serve. Tristezza, non mi serve. Si chiama veramente Sashimi questo allenatore perché ha 6 Magikarp. Mettiamola via così non lo devo più guardare. Che mi fa solo soffrire. No, non ci sta. Ah, non mi guardare. Fanculo. Ma basta con sti Lagicarp. Che palle, povero spennato. Ma non ti faceva schifo la penna piatta? Cosa cambia dall'altra che hai preso da poco? Che non si può usare con un nuovo iPad alla mia. La penna di questo iPad è esclusivo per questo iPad. Non puoi usare questa penna sul vecchio iPad, non puoi usare la vecchia penna sul nuovo iPad. Perché ha lo stondatura
che si attacca magneticamente sopra all'iPad per ricaricarsi. Perché il nuovo iPad ha solamente USB-C, non ha Lightning, e quindi non potresti mai utilizzare o fare il pairing della penna vecchia con quello nuovo. Idem, non puoi farlo con quello vecchio, perché non avendo appunto il cavo Lightning, il buco Lightning, quella nuova, non puoi fare il pairing perché non c'ha il magnete quella vecchia. È una mossa da stronzi, siamo d'accordo. Potevano trovare un modo per far funzionare quantomeno la vecchia sul nuovo. La nuova sul vecchio magari no, ci può stare. Non puoi usare la penna nuova sul vecchio iPad, è una cosa che va bene. Quella del... ce l'ho Tentacruel? Non mi ricordo. Il contrario mi sembra proprio una cazzata. La retrocompatibilità è per i pezzenti. Alla prima botta con una Pokéball. No, ce l'avevo già. Qui spawna qualcuno di ficcante. Tangela dovrebbe uscire qui. Gloom, ce l'abbiamo già. Proviamo a usare una roba. O il profumo invito, come cazzo si chiama. Profumo invito. Un altro Gloom. Qui ci doveva essere Tangela, ok. Mi ricordo queste cose, ma non è il tipo dei Pokémon, dovrei far notare. Se vi levate dal cazzo, cortesemente... Niente. Che paura. Sì, veramente, Rafarex. Quella... sono un pro. Buona giornata a lei, Luke Sparrow. Chainsy. Nel negozio PC accessori della mia città hanno venduto le cuffie iPhone perché le aveva comprate un altro cliente, rifiutandole poiché non avevano il cavo Lightning. Ma perché te le hai comprate, scusami? Non ho mica capito. Buona giornata, Luke! Lo so, ragazzi, lo so come si catturano gli shiny. Sto cercando in realtà Tangela. O Tangela, come cazzo si pronunciola. Ah, ma le stricche aumentano anche la probabilità che ciccino fuori altri Pokémon più fichi. Ma che stupidaggine, davvero. È Marowak Alola, sì. Ho capito, non è sfigato, ma se non le puoi usare... Tangela Lansbury. Sto guardando. Eccellente, no, è ottimo. Perfetto. Tua mamma puttana. Perché?
Non compare. Eccolo! Sì, tanto per. Sì, sì, sono sicuro che si trovava qui. Infatti. Dai, torna al centro, per favore. No. Allora facciamo così. Che ricordiamo, avrà anche un'evoluzione nelle prossime gen lui, eh? Nel senso, questa è la prima, ce l'ha già un'evoluzione. Quindi nelle prossime rispetto a questa, ma che sono già uscite. Yes. Yes. Con le dita, c'ha le ditona, c'ha... No, no, avrà la seconda evoluzione, nel senso che ce l'ha già. Ce l'ha già, Tangrowth. Era giusto per dire, adesso ha anche due evoluzioni. C'è modo per vedere le zone dove spunta un determinato Pokémon? Certo, con il Pokédex. Come sempre è stato. Rattata con l'Ultra Ball, non ho voglia di scambiarle. Ci sono dei meccanismi veramente fastidiosi, non ho voglia. Ci mettevo più tempo, ragazzi, a cambiare il... come si dice? A cambiare la Pokéball che a catturarlo. Grazie. Ciao. I selvatici vanno a zona, come nei vecchi Pokémon. Morto Bush? Quale? George W? A posto. Grazie mamma, che non so quanto tu sei mia mamma. Bush Senior, ah, il padre, ok, vabbè, aveva i suoi 94 anni, esatto. Dispiace, perché dispiace. Però. Pensavo fosse già morto, pensate voi. Cosa c'era lì? Oh, mamma mia. Allora. Ok, coccole no. Andiamo a Smeraldopoli. Ho fatto cazzotti con Homer. No. Aspettate un secondo, che qui possiamo guadagnarci dei soldi. Non è vero, ho detto una stronzata. Dove cazzo è culo? Qui, davanti alla palestra, giustamente. Vi ricordate nei vecchi Pokémon che c'era un uomo che stava male in mezzo alla strada e tu non potevi passare perché c'era un uomo che stava male? E va bene, bravo. Coglione bastardo. E certo. Ne ho 7. Come te. Al vecchio magari. Ah, perfetto. A Pikachu. Grazie a The Show Wist 7 per la sua sub. Mi dire che devo tornare indietro. Ma
è tornato blu da badidabadae. Grazie anche a Son Sicuro per la sua sub. Sicuro? Ci conosciamo già, migliori amici. Ma come? Dici davvero? Non dire così, culo. Sono sicuro che hai fatto del tuo meglio. Cosa mi regala? Cosa mi regala? La pietra chiave. Ah, per la mega evoluzione, ok. Pietra chiave. Si chiamava così la pietra chiave? Vabbè. No, Showist, ma rinnovalo il Prime. Ok. Ma per Mewtwo me le dà Mewtwo le pietre? Ho capito, ma adesso... Ma comunque ci rimane il dubbio. E la palestra? Grazie a piacere, ma... Per i suoi 2 mesi. Pikachu, che facciamo? Oh, mamma mia. A lei! Lo seguo. Dove va? Pikachu Marpione! Ma lo so che è il capo palestra, ragazzi. Quel mazzolin di fiori. E come? Ma scusa, nel giro di un secondo è tornato. Che fa Pikachu? Che besti fiori. Ci sono le mega evoluzioni in questo Pokémon, sì. Non ho capito, questa era una scena del cazzo, giusto per... Vabbè. Che c'ho all'aria fiera. Sol Kamuri. Oh, Dio mio. Ok, andiamo. È tornato Giovanni. Salve. Vabbè. Tipo terra. E allora... Che gli metto davanti il tipo terra? Erba? Batte terra? Impar? Te. Così facciamo prima. Mega Venus sarà palla, certo. Vabbè, facciamo così. Bim 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 bim. Ok. Oddio, qua, per forza. Ciao Gabriel One! Buona giornata! Rotolo, rotolo! Dai, non mi ha neanche stoppato quello lì. Facciamo che non... No, devo passare per forza da lui. Acqua e erba. Gyarados andava bene, ma Venus adesso mi fa la... Sti cazzi, mi fa... fa la mossa sti cazzi. Che bello, che piccolo. Guarda questo com'è grosso. Ma sono lì. Lotta, Venus Aurite. Tu 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 ru, tu tu. E poi foglie lama. Prima mega evoluzione, vediamo.
Che è bello col fiore nella faccia. Profete, non gli ho fatto assolutamente niente, anche perché... No, il terremoto! Non mi ha fatto nulla, per fortuna. Mega assorbimento, almeno recuperiamo un po'. Cafonata. Non è morto. Bastardo, bastardo. Ah! Invece, invece. Lotta, foglie gamma. È il buco del sedere il fiore dietro, sì, lo copre. Così quando fai peti... Ale. Ah, ok. La mega evoluzione è una specie di digievoluzione dei Digimon che aumenta alcune statistiche e aggiunge delle volte il tipo ad un Pokémon. Ad esempio Charizard con una delle due pietre, perché lui ha due pietre, sto bastardo, una volta mega evoluto diventa anche tipo drago. Già così. Lo so che sono anche veleno. Proprio mi va di farlo evolvere. Infatti, se non sbaglio, Venusaur mega evoluto è resistente al ghiaccio, no? Ricordo male? Dovrei approfittare per allenare Gyarados, effettivamente. Ok. Sì, questo sì. Mi fa vedere anche le cose di... Lo puoi fare una volta a combattimento, la mega evoluzione. Uno per ogni Pokémon. Cioè, no, scusami. Uno... per combattimento, qualunque esso sia il Pokémon, ne scegli uno e solo quello puoi mega evolverlo. Non ci sono abilità. Ah, non c'è? Ma scusami, allora mega evolverlo a che serve? Se... Perdonami. La cosa figa di Venusaur mega evoluto è che appunto diventa resistente al ghiaccio. Se tu mi dici che non è neanche più resistente al ghiaccio, allora cosa serve mega evolverlo? Aumenta le statistiche e basta. Ma che è stupidaggine. Vabbè. Serve a farlo diventare un carro armato. Vabbè. Ciampella. Che stupidaggine. Diventa resistente al ghiaccio comunque. Decidetevi però. State dicendo 8 cose diverse. Qua cambia solo le statistiche e fa figo. Fastidio. Lo so che alcuni Pokémon cambiano tipo, ma non tutti. Però lui dovrebbe diventare appunto resistente al ghiaccio grazie a grasso spesso. E volentieri. No. Quindi Mega Kangaskhan non attacca due volte. Non ne ho idea. Non lo so. Era lì che dovevo andare. No, che inculata. Scusami, dove ho sbagliato allora? Vabbè, qui c'è anche una Pokéball.
YOLO, va bene. Gyarados. Fratellinatrice significa che gioca la schedina. Mi correggo, se le abilità non compaiono nel gioco, se questo Pokémon perde grasso spesso, se ne sono annullati gli effetti. L'efficacia delle mosse tipo fuoco ghiaccio è pari a 2x. No, no, certo non è sfigato, però appunto la cosa figa della mega evoluzione di Venusaur era che non diventava più debole al ghiaccio e al fuoco. Se mi vado a perdere questo tipo di abilità, la mega evoluzione di Venusaur è praticamente inutile. Ok? Bello, per carità, però è tutto inutile. No! Cazzo. Bello, devo riprendere adesso. Abbandoniamo Primeape lì al suo destino. Piano, ok. Ma vaffanculo. Saltiamo uno. Anche Charizard Y non è inutile perché non mette il sole. Bello. Non so più niente. 2 certezze avevo, me le hanno pure tolte. Lasciamo perdere. No, dai, Sandrish, come hai fatto a rimanere vivo? Ma ti cago in un buco! Che male. Era di un colore diverso il percorso giusto, non ci ho mica fatto caso. Hai ragione, era blu. Che cazzato. Toh, Giovanni! Penso che se ne sta qui tutto il giorno, mangiare bacche. Ciao! Sei pronto la quarta volta? A avere il culo rotto? Va bene. Ma non è vero, non è vero, Giovanni! Ha solo perso fino adesso, sempre. Cazzo, allora adesso cambio perché c'è Dugdrio. Berlusca. Un po' sì, è un po' è Berlusconi dei tempi antichi. Bravo. Arrivederci, prossimo. No. Invece sempre che la mossa cascata effettivamente non sia un attacco che provoca, mamma mia. Questo l'ho sentita nei denti. Non è un attacco che provoca una cascata, ma mette un Pokémon in una cascata e l'altro lo investe.
Avrei preferito un trasformazione alla Sailor Moon, dove ti fa vedere la silhouette che si modifica. No? È veleno, però magari riusciamo a ricciucciargli un po' di vita. Non si è ripresa male. Potere del cristallo di luna! Beh dai, comunque li abbiamo tolti. Beh. Allora, i capi palestra li usano i rimedi, solo che spesso e volentieri non li porti nel momento... Cioè, il rimedio di solito lo usano con l'ultimo Pokémon e lo curano all'infinito. In questo non è mai capitato perché o lo porto a metà e poi lo uccido, oppure lo uccido direttamente. Surge mi pare abbia curato Raichu. Il Venusaur è sempre bello con i treni, esatto. Il Natale, quando arriva, arriva. L'abilità come Mega ce l'ha comunque perché Terremoto non era super efficace. Non ha detto niente in realtà. muori Nidoqueens. Niente. Non dici che non è molto efficace, non dici niente a riguardo. Non si interessa della cosa. Dovrebbe essere super efficace, certo. Ma semplicemente Terra fa normale su Venusaur. Solo loro? Ah! Però mancasse uno. Grazie! Gli ho sputato in faccia a Pikachu. Ma è legale che un gangster criminale faccia il capo palestra? Attenzione! Ma guarda te! Che storia! Abbiamo cambiato la vita di un uomo! Abbiamo distrutto completamente il Team Rock. Che cazzi. Bellissimo. Bene, molto bene. È tornato blu da badi da badai. Tutto qua. Ciao, eh. Ok. Andiamo al centro Pokémon. E poi inizieremo la nostra via verso il vaffanculo. Ma non adesso, perché adesso basta. Adesso mi riposo un pochino. Abbiamo fatto la nostra bella live, è stato bello. Sono successe un sacco di emozioni in questa live. Cioè, sono successe. Ci sono state un sacco di emozioni in questa live. Un sacco di...
pacchi arrivati, un sacco di pacchi arrivati che non volevamo. Cose errate. Un po' di tutto. Quindi noi salviamo. Salva spesso, salva adesso. Abbiamo tutte le medaglie. Vi auguro un ottimo e simpatico proseguimento di giornata, ragazzi. Siete bellissimi tutti. Oh, Dio mio. E nulla, noi ci vediamo domani sera con una live chiacchierata senza tema, perché non ho nulla in mente in questo momento, ma ci penseremo con dedizione ed intriganza. Buonanotte, buona giornata, che buonanotte. Ciao belli. Ciao. Ciao.